Sempre rimanendo in tema di ringraziamenti, insomma, un altro grande ringraziamento a Norberto Gallo che, oltre ad essere stato decisivo quindi per l'autentica delle nostre liste, cioè, ci ha anche ospitato qua questa sera. E per noi Norberto Gallo, al di là poi della mano concreta che ci ha dato, proprio a livello di simbolo rappresenta molto, perché Norberto è stato l'unico consigliere eletto alla scorsa tornata amministrativa fra municipalità e comune di Napoli, insomma, a essere eletto proprio con le liste di Marco Rossitore e Decidiamo Insieme. E quindi per noi, come dire, rappresenta un po' fisicamente la breccia verso questo sistema, come vogliamo chiamarlo, oligarchico della nostra regione, della nostra città. Quindi ci faceva piacere, anche se lui, come dire, ha una posizione molto più defilata, quasi estranea rispetto a questo processo, ci faceva piacere un suo intervento, una sua visione rispetto a questa fase. Sì, io voglio partire proprio dalla richiesta di aiuto che mi venne in tempo non sospetto e mi fece piacere notare che erano ragazzi che si muovevano in una maniera lineare. Ci siamo conosciuti tramite il web, hanno saputo che facevo il consigliere, nel regolamento c'è scritto che potevo autenticare un consigliere, ma hanno chiesto un aiuto. Allora, io la cosa che non ho capito ancora, lo dico con grande franchezza, e dove hanno autenticato le firme gli altri? Perché qui ce ne sono altri 29 di consigliere più altri. No, ma lascia vedere, dove le hanno, chi le ha autenticate? Qui non le ha autenticate nessuno, i consiglieri comunali che conosco non le hanno autenticate. Ci sarà certamente qualcuno che le ha autenticate facendo i banchetti in mezzo alla strada, io non li ho visti perché poi giro soltanto tutti i giorni. Però la verità è che questo è il punto sul quale io credo che si marchi la differenza, e io lo dico con grande franchezza: io non voto alle elezioni del Partito Democratico per un motivo banale, perché mi sono rotto i coglioni di essere preso per il culo, scusate la volgarità perché mi rendo conto, però è questo è lo stato d'animo che io ho in questo momento. Ho ritrovato qui, è la terza volta che mi capita nell'arco di quest'anno, una persona che io conosco da quando eravamo molto più piccoli e che 20 anni fa era convintamente su posizioni di destra. Io ero liberal socialista già allora, per cui lo tolleravo, ma tutto sommato poco lo schifava questo che era di destra. Oggi mi ritrovo a essere uno di quelli che dice a Napoli deve vincere il centrodestra, e questo qui scopro che sta partecipando alla costruzione del Partito Democratico, che a Napoli c'è un problema, ma c'è anche in Italia, con la difficoltà che ha la destra di esprimere un'alternativa reale. Io dico molto francamente, mi siete simpaticissimi, tant'è vero che mi fa molto piacere che ci sia una lista come la vostra, perché se il Partito Democratico fosse vero rispetto a quello che dicono, tutte le liste sarebbero come le vostre, giovani che non fanno casino per fare uomo, donna, donna, uomo, eccetera, che non si fanno le nottate a decidere che poi nel collegio dell'Arenella ci mettiamo Rossi Doria, perché se lo prende in culo qua non fa niente, perché dall'altro lato c'è quell'altro che poi glielo fa subentrare da un'altra parte. Allora, francamente, un meccanismo così incasinato come quello delle primarie è peggio di quello del sistema elettorale, il porcellum, la porcata, che però Calderoli ha avuto la decenza di dirlo, è una porcata, loro dice vabbè, tutto sommato si è redetto. Qua non ho sentito nessuno che diceva una cosa del genere. Allora io vi devo fare gli auguri, perché vi dico, francamente mi divertirebbe molto scoprire cosa succede se il 5% di quell'assemblea del 27 è fatto i rompicoglioni, detto con grande franchezza. Anche se temo che alla fine abbia ragione Marco, voi potete essere fino al 49,5%. La cosa che nel Partito Democratico non c'è è una cosa grave, la possibilità di andare a far mediare posizioni diverse. La sensazione che ho io è che il Partito Democratico, sono le oligarchie, gli apparati che si mettono assieme, hanno stabilito un percorso, Veltroni deve fare il segretario, Letta e Bindi rappresenteranno i due punti di riferimento per determinati gruppi di potere, tutti gli altri fanno casino e va bene perché così siamo veri. Se c'è una Dinulfi che sta sui blog e dà fastidio e fa le elezioni, vuol dire che è tutto più vero, e invece no, è tutto finto. Perché se per casa Dinulfi dovesse veramente essere un pericolo, a Dinulfi non le faceva le primarie. E adesso sia ben chiara una cosa: la libertà è quello che dicevi tu prima, e credo che quella sia la cosa da cui ripartire, perché è un problema che c'è in questa fase. Tutto è legato alla questione di libertà. Tu vieni a fare la campagna elettorale qui, nel posto dove la libertà è negata per tutto. Qui noi non siamo liberi di fare nulla. Il lavoro, devi conoscere qualcuno per averlo,
La camorra. La camorra è un elemento di prigionia del cittadino, ma anche del camorrista stesso. Io ne dubito che questo partito riesca a essere un partito di uomini e donne liberi. Basta vedere tutte le, come dire, tutti gli arzigogoli che sono venuti fuori attorno ad ogni candidatura e ad ogni cosa. L'augurio è che voi riusciate a portare davvero un vento e che abbiate il coraggio, una volta dentro, di non uscire, perché questo vorrebbe dire che ancora c'è qualche cosa che voi pensate di poter riuscire a portare avanti a termine. Io ho la sensazione che invece l'unica cosa che potrete fare sarà quella di aver fatto una bella esperienza, di averla fatta seriamente, però di aver capito che probabilmente anche nel Partito Democratico ci sono ancora troppi tromboni.